Ma veniamo, cerchiamo di capire, quindi tiriamo fuori qualche cosa dal sacchiello del narcisista, tiriamo fuori qualche cosa dal secchiello del narcisista e cerchiamo di capire. Allora, la prima, come ha scritto anche giustamente Giorgio Cameli, è intanto il narcisismo. Diciamo narcisisti o paranarcisisti o semi-narcisisti o persone manipolative, tanto non faranno mai una diagnosi da uno psichiatra per rendersi conto se sono narcisiste. Poi condivido che sarebbero in grado pure di prendere per il culo lo psichiatra, tra virgolette, come molti psicopatici, perché i narcisisti hanno questa abilità, diciamo, di saper prendere per il culo. E teniamo presente che il narcisismo è una condizione nefasta, negativa, che è caratterizzata da un eccessivo, potremmo definirlo amore per se stesse, ma io più che amore lo definirei attaccamento verso se stessi, una mancanza di empatia, una necessità costante di ammirazione. I narcisisti spesso utilizzano delle tattiche tossiche, diciamo così, per manipolare, per controllare gli altri, per fini personali, ovviamente. Mai lo fanno per motivazioni giuste. E poi diciamo che i narcisisti utilizzano una narrativa, no? La narrativa, potremmo dire, del narcisista è un'arma potente che i narcisisti utilizzano per intortarti, per manipolare le tue emozioni. I narcisisti sono maestri della manipolazione emotiva e della creazione di una storia distorta che serve, diciamo così, ai loro fini egoistici. E quali sono gli elementi chiave, potremmo dire, della narrativa del narcisista? Mentre saluto Vale, Miriam. Cami, Miriam, che non ignoro sempre, la saluto sempre. Alcuni psichiatri americani, dice Giorgio, dicono che il meccanismo inferiore narcisistico si autoprotegge dalla percezione della morte e dunque li rende ciechi emotivamente. E credo che sia una cosa molto giusta e molto vera quella che ci sta dicendo Giorgio. Quindi la narrativa del narcisista. La prima tattica tossica, secondo me, è una delle tattiche tossiche, poi non ho detto 10, ma sono anche molte di più, è la costruzione di una falsa immagine, cioè la narrativa del narcisista si basa sulla costruzione di una falsa immagine di se stessa. Utilizzano tutto, utilizzano anche il fascino personale, perché diciamoci la verità, molti narcisisti hanno un fascino personale, utilizzano le bugie. Utilizzano l'esagerazione perché si vogliono creare un'immagine grandiosa, si dipingono come superiori, speciali, indispensabili. E ovviamente questa immagine, onnipotente, onnisciente, onnipresente serve a guadagnare il tuo apprezzamento e ad alimentare però contemporaneamente il loro bisogno di ammirazione. E poi salutiamo Roxy Rosa e vediamo un po'. Quindi questa è un'altra cosa da tenere in considerazione. E poi la vittimizzazione, l'autoelogio, è un'altra strategia tossica del narcisista che fa parte sempre della narrativa del narcisista. Infatti la narrativa del narcisista si concentra sulla vittimizzazione e sull'autoelogio. Si presenteranno come vittime innocenti di circostanze avverse, vittime innocenti di persone malintenzionate che ce l'hanno con loro, meccanismo manipolativo paranoide. Allo stesso tempo si autoelogiano e si dipingono come eroi, diciamo, che superano l'avversità. Quindi utilizzano questa doppia strategia, no? Vittime ed eroi. Quindi questa doppia strategia serve, di fatto è tossica, nefasta, negativa, ma serve a suscitare empatia, simpatia e ammirazione da parte, di quella che potremmo definire vittima del narcisista. Salutiamo Buca, Neve, Monica e insomma,
tutte le altre persone che si stanno collegando e che si collegheranno. E queste sono alcune delle tattiche, ma poi c'è la manipolazione delle emozioni. Utilizzeranno i narcisisti per manipolare le emozioni tecniche come il senso di colpa. Cioè, manipolano un senso di colpa, no? Perché lo utilizzano per, diciamo, controllare le tue reazioni emotive. Quindi potremmo dire che la loro narrativa è costruita per farti sentire responsabile delle loro sofferenze o per far emergere il tuo istinto da croce rossina o da croce rossino, sfruttando cioè le emozioni per ottenere ciò che vogliono. E questo è un altro punto fondamentale. E poi io credo che molti narcisisti, ad esempio, utilizzano, non so se Giorgio Camelli è d'accordo, il pettegolezzo. Il pettegolezzo è la creazione di gelosie, fondamentalmente. È un punto fondamentale, no? Perché il narcisista utilizza proprio queste strategie. Possono diffondere pettegolezzi e raccontare storie false per sminuire gli altri, per alimentare la competitività, per garantire che la loro posizione resti, diciamo, suprema. Quindi creano di fatto un ambiente tossico. E poi, ovviamente, salutiamo anche Monica. E poi, ovviamente, come ha detto Giorgio Camelli, ma che ha scritto un'altra strategia che utilizzano tantissimo, utilizzano spesso, è proprio il gaslighting, che credo di aver pronunciato correttamente. Qua abbiamo la nostra Roxy, che io lo pronunciavo gaslighting, invece dovrebbe essere gaslighting. Il gaslighting è una tattica comune utilizzata dai narcisisti per far dubitare la vittima del gaslighting della propria percezione della realtà. Quindi utilizzando anche delle strategie come la distorsione degli eventi. Tra l'altro, per imparare bene come avvengono queste cose, io le sto un po' spiegando anche nel mio seminario, nei miei corsi che faccio sul canale Massimo Tarmasco. Quindi chi volesse imparare queste strategie per difendersi, ma anche altre, ovviamente può abbonarsi al canale Massimo Tarmasco e seguire le lezioni che faccio, appunto, legate proprio a strategie, a tecniche che possono essere utilizzate e vengono utilizzate anche proprio per manipolare. Questo è un punto molto importante perché bisogna imparare a difendersi solo. Difendendosi, diciamo, possiamo riconoscere, ad esempio, il metamodello e tutta la tattica di distorsione della realtà. Comunque, il gaslighting vengono negate delle cose, verranno distorte, deformati degli eventi, verranno deformate delle parole, delle azioni passate. Ti fanno sentire confuso e quindi, più sei confuso, più o confusa, più diventi dipendente fondamentalmente dal narcisista. Come ho detto, utilizzano la colpevolizzazione, diciamo, un narcisista colpevolizzerà gli altri per le proprie azioni e per i propri comportamenti negativi, no? Cercheranno di far sentire la vittima responsabile delle loro frustrazioni e dei loro insuccessi, vanno a creare un senso di colpa ingiustificato. E quindi il senso di colpa, oh, salutiamo anche Betty Kotich, il senso di colpa non dovete mai viverlo, dovete levarvi dai coglioni il senso di colpa. Come dicevo, nella lingua tibetana, ad esempio, non che io conosco il tibetano, però mi hanno detto che nella lingua tibetana, non esiste neanche la parola senso di colpa, quindi il senso di colpa è un qualcosa che non dovete assolutamente prendere in considerazione. E invece, come ci dice bene Giorgio Camelli, salutiamo anche Rita Gonnella, come ci dice anche Giorgio Camelli, il senso di colpa viene sistematicamente utilizzato dai giornalisti per sconquassarti, per distruggerti e per rovinarti, diciamo.
Beh, queste cose si capiscono dopo, io non sono d'accordo, queste cose vanno capite prima, perché la conoscenza di queste dinamiche è fondamentale, dobbiamo rendersene conto. In guerra e in amore tutto è permesso, ma dipende cosa si intende con tutto. Beh, do questa risposta anche se ricordo, per farmi le domande dovreste abbonarvi o fare una piccola donazione. Comunque, dipende cosa si intende con tutto. Certo che la seduzione è un gioco, quindi dobbiamo giocare il gioco della seduzione. Quindi, è ovvio che i libertini, a differenza dei narcisisti, utilizzano ovviamente strategie di seduzione. Creano sempre una, ma non lo fanno con fini manipolativi, ovviamente, lo fanno con fini edonistici, con fini. Dipende, la seduzione deve essere un gioco, perché è ovvio che se uno agisce apertamente e dice: guarda, il mio obiettivo è fidanzarmi con te, puoi sposarti, magari scapperanno un sacco di uomini. Quindi anche molte donne utilizzano strategie di seduzione, no? Perché è come il gioco del poker, no? Non bisogna mai giocare a carte scoperte. Il gioco della seduzione è quello. Perché se uno gioca a carte scoperte e svela quali sono i suoi obiettivi, svela quali sono le sue strategie, beh, allora non è più seduzione, no? La seduzione diventerebbe un dire: presento quali sono le mie, come dire, richieste. E se tu le soddisfi, bene, se non le soddisfi, ciao, me ne vado. Invece non funziona così, perché fa parte del gioco della vita. Ma un conto invece è usare strategie tossiche come ad esempio il gaslighting o la colpevolizzazione o la manipolazione emotiva, perché la manipolazione emotiva è un'altra tattica tossica per influenzare, no, le persone, suscitando appunto sensi di colpa, suscitando paura dell'abbandono, che in certi versi può essere usata anche in alcune strategie di seduzione, ovviamente. Ma ad esempio la svalutazione, perché il narcisista tende a svalutare? Perché vuole alimentare la sua ferita narcisistica, vuole alimentare il suo senso di superiorità e, come dice Giorgio Cameli, utilizzano critiche costanti, utilizzano il sarcasmo, che non va confuso con l'ironia. Il sarcasmo non va confuso con l'ironia. Dobbiamo tenere presente questo, perché il sarcasmo è, diciamo, come diceva forse ieri, mi sembra, Roby, il sarcasmo è la parte malata dell'ironia. Il sarcasmo è offensivo. Questo è un punto importante. Dobbiamo renderci conto di questo. Nel momento in cui uno se ne rende conto, si sgancia, o perlomeno non si aggancia. Perché se ti agganci sapendo che è ovvio che, diciamo, dobbiamo lavorare su noi stessi, perché ad esempio ci sono persone che fumano. Per dire che sanno benissimo che il fumo fa male. C'è scritto pure sul pacchetto di sigarette che il fumo fa male! E voi continuate a fumare. Cioè, vuol dire che siete consapevoli del bene e del male, eppure fate il vostro male. Quindi, poi chi piange, come dire, chi è causa del suo mal, pianga se stesso. Tu vuoi continuare a fumare? Ma hai letto benissimo che sul pacchetto di sigarette c'è scritto: guarda che il fumo fa venire il cancro ai polmoni, guarda che se fumi diventerai impotente. E molti uomini dicono: vabbè, anziché darmi il pacchetto di sigarette che mi fa venire impotente, datemi quello che mi fa venire il cancro. Non lo so, useranno delle strategie, però è evidente che poi se tu leggi è una dipendenza, ma è una dipendenza, bisogna avere forza di volontà, è una dipendenza sto cazzo. Perché se no possiamo diventare dipendenti da tutto, ma noi siamo già dipendenti da tutto. Siamo dipendenti dallo zucchero, ad esempio. Siamo dipendenti da tutto. Però dobbiamo avere forza di volontà e uscire fuori. Dobbiamo avere. Ma tutto può essere dipendenza biochimica. Ma noi abbiamo una forza che si chiama forza di volontà, per cui dobbiamo esercitarla. Se ho fame,
di dolci, mi guardo una torta, vado davanti, mi autopenalizzo a proposito. Ed è una strategia utile. Quando dovete mangiare dolci, che fate una dieta, per mettere diciamo, a prova la vostra volontà, andate dietro. Andate davanti a una pasticceria, guardate i pasticcini e poi non li comprate, non li mangiate e vi godete il fatto che avete avuto più forza. E come dice Giorgio, che mi riporta sempre questa frase, noi non siamo il prodotto, non siamo come abbiamo vissuto i nostri amori, non siamo il prodotto dei nostri amori, siamo il prodotto dei nostri rifiuti, ma i nostri rifiuti ci possono fare crescere. Quindi è inutile che vi raccontate quella dell'uva, se non siete capaci di smettere di fumare, ma Edgar Toll dice che la forza di volontà non esiste, ma Eckhart Toll può dire che cazzo vuole, ma che la forza di volontà esista non è un qualcosa, cioè la forza di volontà non è Dio, che uno può dire Dio esiste o Dio non esiste e hanno ragione entrambi, perché non esiste nessuna testimonianza dell'esistenza di Dio. Che tra l'altro se esistesse veramente, diciamo, il fatto che ha progettato la catena alimentare in questo modo non è il massimo, ma non esiste neanche, come dire, la prova della non esistenza di Dio, mentre la prova della forza di volontà esiste, perché io la posso mettere in atto ogni volta che voglio. E la forza di volontà può avere forza, ma pensate a tutte le persone che utilizzano ovviamente delle motivazioni, delle strategie, ma hanno forza. La forza di volontà va allenata, è un po' come il muscolo della mente, bisogna allenarlo. Certo che se uno non l'allena e si lascia andare, dice vabbè, ma chi mi fa una sigaretta in più, no? Tutti i meccanismi. E lo stesso discorso vale per il narcisista, se sai che quella persona lì è negativa per te, mandala a fanculo, punto, punto e basta. E poi vedrai che ti costruirai altra motivazione. Comunque, un'altra strategia tossica che usa il narcisista, e questa la usa praticamente solo il narcisista, è quella dell'isolamento sociale. Per mantenere il controllo, i narcisisti cercano di isolare le loro vittime, dal sostegno degli amici, e quindi cercano di seminare zizzania, vogliono allontanare la vittima dalla famiglia, dagli amici, dalle persone di fiducia, perché creano in questo modo una dipendenza unilaterale. E come diceva Giorgio Camilli, la proiezione è un altro meccanismo nefasto del narcisista. Un narcisista proietta i suoi difetti su di te, proietta i suoi difetti, comportamenti o desideri inaccettabili che a lui li proietta sugli altri e quindi ti incolperanno o incolperanno gli altri di ciò che loro stessi stanno facendo o provando. E stanno dis e questo disorienta, no, la vittima, perché loro proiettano, ti vogliono distanziare, come dice Betty, dalla famiglia, dagli amici, e questo è un punto fondamentale, no? Quindi fate attenzione, quando qualcuno vi accusa di qualcosa, mandatelo a fanculo. Ci sono persone che ti accusano di tutto, no? Anche nel web. E nel web è pieno di narcisisti che magari pubblicamente dicono delle cose che invece dovrebbero dire soltanto in privato, e invece lo dicono pubblicamente, no? Ti dicono: ah, tu hai fatto questo, hai fatto quell'altro. Indipendentemente dal fatto che ci sia stato un evento o non ci sia stato un evento, se uno pubblicamente cerca di sputtanarti in qualche modo, è perché è alimentato da meccanismi proiettivi, è perché è alimentato dalle sue frustrazioni, è perché è alimentato dalle sue invidie, è perché è alimentato dalle sue, diciamo, castrazioni emotive, perché sono soltanto personaggi castrati emotivamente che, fingendo di essere amici, poi sparlano di te. Quindi diciamo che i narcisisti o quelli che pubblicamente dicono delle cose sono castrati, sono dei castrati emotivi, dei castrati emotivi. Salutiamo anche Caterina Faga. E il narcisista, come dice Giorgio Camelli, è il prodotto della somma dei tratti di personalità di ognuno di noi. Esatto, lui non ha niente, mette solo degli specchi fondamentalmente. Questo è un punto fondamentale. E magari Miriam ti mettono delle parole in bocca, e magari non ti mettono soltanto le parole in bocca, ti
ti mettono altre cose in bocca che se tu continui a prendere, continuerai ad accettare, diciamo, questa situazione del narcisista, perché il narcisista non ti mette in bocca solo le parole, ti infila altre cose più consistenti, più solide, che se tu continui ad accettare in tutti i momenti diventerai ancora più dipendente del narcisista. E quindi un altro meccanismo, dicevamo, è la dominanza e il controllo. I narcisisti cercano costantemente di mantenere il controllo sulla situazione e sulle persone intorno a loro. Utilizzano tattiche di dominanza, talvolta anche l'intimidazione, no? Il controllo finanziario, anche questa cosa qua del controllo finanziario, no? L'uso, diciamo, dei soldi. Ma se te sei una morta di fame che non ti trovi un lavoro e non sei dipendente, che cazzo ti lamenti poi? Dovete imparare, salutiamo Mirka 11, dovete imparare a essere indipendenti anche economicamente, piuttosto andate a lavorare. Andate a, che ne so, a fare le sciampiste se non sapete cosa fare, ma qualcosa dovete fare. Non potete essere dipendenti da qualcuno, perché Rocco in 50 film ha detto 50 parole, 6 milioni di gemiti. Questo è un punto fondamentale, no? Ti controllano finanziariamente perché tu ti lasci controllare. Questo se incontri un narcisista ricco, ovviamente, perché se incontri il narcisista povero, quello non ti può controllare. Però diffida, ad esempio, di un uomo che ti vuole sposare, magari, pensa a te, quindi intanto non sposarti perché il matrimonio è una gabbia dorata, ma è sempre una gabbia. Ma se trovi un uomo che ti vuole sposare, magari ricco, no? Benestante, dice: ma no, ma tu non lavorare, non lavorare perché ci penso io. Quello tu diventerai schiava, totalmente schiava, perché non avrai risorse, non avrai nulla e quindi sarai dipendente. Magari non ti sposa neanche perché il matrimonio lo potrebbe pure incastrare da un certo punto di vista, però magari è andata a convivere e ti dice: no, non lavorare, ci penso io sto cazzo, perché poi praticamente diventi dipendente fondamentalmente. Quindi fai attenzione. Oh, salutiamo anche Alma. Nessun pranzo è gratis e come diceva qualcuno, l'unico formaggio gratis è quello nella trappola per topi. Esatto. Il grande problema è quando tu hai narcisisti sofisticati e istruiti, quelli diventano machiavellici, sono davvero capaci di manipolare uno psichiatra. Certo, perché questo è un punto importante, come dice Giorgio, e spesso i narcisisti sono anche personaggi comunque intelligenti, sono anche personaggi che hanno caratteristiche di intelligenza e poi c'è tutto il ciclo ti idealizzano e ti svalutano. Questo è un qualcosa, i narcisisti passano attraverso due cicli che sono il ciclo della idealizzazione e il ciclo della svalutazione. No? Inizialmente ti idealizzano facendoti sentire speciale, poi successivamente ti denigrano facendoti sentire una merda. Ma poi, non so se è d'accordo Giorgio Cameli, un'altra tattica tossica, intanto salutiamo Elena Girardi, salutiamo le altre persone, intanto vi ricordo di iscrivervi anche al canale, se non l'avete ancora fatto, al canale Cammino Iniziatico, vi ho postato il link perché facciamolo arrivare a 1000, sto canale Cammino Iniziatico, facciamolo arrivare a 1000, 1000, 1000 non più 1000. E se non vi foste ancora iscritti, iscrivetevi al canale Cammino Iniziatico che può essere utile per fare le cose. E ovviamente, se volete fare una piccola donazione a questo canale, potete farla cliccando sul dollarino. Se volete abbonarvi, potete abbonarvi. E se volete imparare le strategie di seduzione, mentre veniva a studio ho incrociato un catramista e gli ho detto: ti saluta Massimo. Massimo chi? Quello di Savona, ma chi lo conosce? Esatto. Ma io amo i catramisti. Ma stavo dicendo, è un problema
Punto molto importante, no, questo. Se volete imparare poi alcune strategie fatte bene, diciamo, spiegate in dettaglio, potreste andare sul mio canale Massimo Taramasco, appunto, il canale principale, e abbonarvi all'abbonamento base. Perché al lunedì e al giovedì faccio i miei seminari, al lunedì e al giovedì faccio i miei seminari, quindi potrete imparare, diciamo, in modo specifico, scientifico. Ad esempio, adesso sto insegnando come leggere nelle le emozioni delle persone, che sono tutte cose che secondo me sono importanti. Ma andiamo avanti. Quindi, una delle tattiche che utilizzano i narcisisti, non so se Giorgio è d'accordo, è la falsa empatia. Cioè, il narcisista che si spaccia per empatico è una tattica utilizzata dai narcisisti per manipolare gli altri, perché fanno leva poi sull'empatia degli altri. Fingono, perché il narcisista è in grado di fingere, sviluppa un'empatia cognitiva ma finta, e quindi si presentano agli altri come persone altruiste, compassionevoli, ma in realtà utilizzano una falsa generosità. È un falso aiuto come mezzo per ottenere ammirazione e sottomissione. E la falsa empatia del narcisista è un qualcosa che utilizzano perché il narcisista simula. E quindi fate attenzione alla falsa empatia perché vi distruggerà. E sono, come dice Emanuele Monriva, ringrazio Roxy Rosa, sono degli attori. Da premio Oscar, è vero, sono attore da premio Oscar, come dice Emanuela, diciamo un uomo normale. Ecco, quindi bisogna imparare. Poi c'è una cosa molto importante che adesso vi dico, che secondo me è una delle cose più importanti che utilizza il narcisista, una cosa fondamentale, ed è la triangolazione. La triangolazione è una tattica utilizzata dai narcisisti per creare tensione e gelosia tra le persone. Quindi coinvolgono una terza persona, inventano situazioni per alimentare la competitività affinché loro siano sempre al centro dell'attenzione. Quindi la triangolazione è una delle tattiche più nefaste, più negative che utilizzano i narcisisti. Per quanto riguarda il seminario, se qualcuno non potesse seguire gli orari, poi restano in differita comunque, potete trovarlo tranquillamente, potete seguire tranquillamente i seminari sul canale Massimo Taramasco. Se uno non riesce a seguire in diretta, se li può vedere in differita, ad esempio. Ecco, quindi queste secondo me sono le strategie principali, insomma, che utilizzano i narcisisti per metterti, diciamo. E poi ovviamente hanno la narrativa del narcisista, diciamo, è intrinsecamente legata al mantenimento del loro potere e dell'ammirazione che vogliono ottenere dagli altri. Quindi tutte le azioni che fanno, le bugie, le manipolazioni sono finalizzate a garantire che mantengano il controllo sulla situazione e che tu continui ad ammirarli e soprattutto ad obbedirgli. Quindi la loro narrativa servirà a rafforzare la loro autorità e a sopprimere qualsiasi dubbio, qualsiasi resistenza da parte tua. Quindi la consapevolezza di queste tattiche è il primo passo per difendersi. È il primo passo per difendersi. È fondamentale questo. La narrativa, diciamo, del narcisista, è fondamentale. Quindi vediamo alcune strategie su come difendersi dal narcisista, su come difendersi. Una live su Kitty Sputana in pubblico, ma la faremo, la faremo. La faremo, la faremo. Quindi, comunque, adesso volevo dire alcune caratteristiche. Sono tirchi, esatto, grande. O se sono generosi falsamente generosi. Ma vediamo come difendersi, quali sono le cose migliori. Uno è la consapevolezza, cioè essere consapevole che utilizzano queste dinamiche.
La seconda è sempre impostare e stabilire dei confini sani. Quando inizi una relazione, stabilisci dei confini, fissa limiti chiari sulle tue emozioni, il tuo tempo, le tue risorse, impara a dire di no. Come diceva Vasco Rossi, c'è chi dice no. Senza sentirti in colpa, elimina dal tuo vocabolario la parola sensi di colpa. Mantieni sempre una rete di amicizie, non lasciarti mai chiudere. E poi concentrati sui tuoi obiettivi personali, non perdere mai di vista i tuoi obiettivi. E se ti rendi conto che hai a che fare con un narcisista, pratica il no contact sine die. E bisogna infilare dentro dei paletti, bravo Tug, bisogna piantare dei paletti, questo è il punto fondamentale. Segui questa indicazione e vedrai che riuscirai a sconfiggere qualunque narcisista, riuscirai a sconfiggere qualunque narcisista.